Bene, lo so che la cultura dell'internet non è tanto abituata agli elogi, ai complimenti, alle approvazioni, agli attestati di sincera e profonda stima, e che io stesso in passato ho usato questa tendenza, questa controtendenza in senso umoristico. Ho fatto dei video in cui fingevo di elogiare, in realtà per prendere in giro delle canzoni italiane, degli artisti o sedicenti tali. Ho fatto un video che si intitola Chiedo scusa a Benji e Fede, ho fatto una piccola playlist che ogni tanto continuerà e aggiornerò, che si intitola Capolavori moderni, in cui dico perché un sacco di canzoni di grande successo del giorno d'oggi fanno schifo. Ma per una volta voglio essere sincero. In questo momento il mio video con maggiore visualizzazioni sul canale è lo stesso da 2 anni, perché cresce, 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 e nessun altro mio video ha mai raggiunto quella quantità. E su internet sono poche, sono 4-5.000, 4.500, una cosa del genere, ma per il mio canale da 200 iscritti e una media di 30 visualizzazioni a video, 4.500 sono tante, sono più di 100 volte tanto il mio standard. Ed è un video in cui commentavo in maniera critica, negativa, il libro di Morte Bianca, Creepypasta. È il video di maggior successo del mio canale. Perché? Beh, perché cita uno youtuber famoso già affermato, un altro personaggio del web come me, uno molto famoso, nel mio ambito almeno, nell'ambito dei video che abbiamo in parziale buona sovrapposizione, e soprattutto perché era una critica. Certo, avrei potuto fare più visualizzazioni se fossi stato bastardo, diciamocelo. Se avessi detto: ah, ma che schifo, il libro di Morte Bianca, pieno di errori di qui, errori di là, ma che schifo, ma che monnezza, portacci sua. Avrei potuto fare così. Ma non è nel mio stile, o forse non è più nel mio stile da un po' di anni. In passato avrei potuto pensarci, e no. No, io anche quando ho fatto le critiche a Morte Bianca, le ho fatte. Guarda, mi dispiace Morte Bianca, ti stimo tanto, come youtuber ti apprezzo, mi hai dato un sacco di ispirazione, il mio canale esiste anche grazie al tuo. Però, vabbè, questa cosa non mi piace, questa cosa è sbagliata, questa cosa proprio non torna, bla bla bla, ma sentendomi in colpa a criticare, perché sull'internet, oggi, da sempre, in TV, nei mezzi di comunicazione di massa, in politica, vige perché vince lo scontro, la rissa, l'incazzatura, l'insulto, l'aggressione. Viviamo in un mondo in cui esistono interi canali dedicati esclusivamente a creare shitstorm, a fare critiche, a fare canali che nel nome YouTube fa cagare, per citarne uno che ormai non è più in voga da tempo, però canali che si basano sul critichiamo l'altra gente che è online come me. No. No, questo è un atteggiamento inutile, sbagliato, che porta a un appiattimento del discorso, perché nella rabbia, nell'insulto, si ricerca la forma più bassa possibile. Non è un... Allora, guarda, io penso che ciò che fai abbia moltissimi difetti, abbia quasi solo difetti, è veramente abominevole. Perché A, B, C, D? Questa è una critica anche cattiva, anche dura, totale, ma posta con calma, con gentilezza, con educazione. E con spiegazione, è una critica critica, è una critica approfondita, e beh, è diversa. Questo però non attira, sono molto più belli i dissing. Oggi no, quindi oggi io questa cosa proprio non la posso vivere, non la posso soffrire. Oggi non solo non la uso, ma parlerò bene di qualcuno anche perché non la usa. Dico qualcuno, ma sapete già benissimo chi è, perché sono sicuro che l'avrò messo sia nel titolo che nella copertina. Questo è un elogio di Breaking Italy, anzi è un elogio di Shai, anzi è un elogio di Alessandro Masala. Masala. Ciao, so che non mi conosci, io neanche ti conosco, conosco il tuo canale, conosco Breaking Italy, da un paio d'anni mi sono messo a seguirlo ed è diventato una presenza costante delle mie giornate, quindi tanto di cappello. Hai sostituito, insomma, nel corso della mia biografia, il ruolo che hanno avuto prima Roberto Mercadini, poi Wesa Channel, Gio Pizzi, adesso sei, cioè, ti sei aggiunto, allora non li hai sostituiti, però vabbè, Wesa Channel non pubblica quasi più, Mercadini cose diverse, un po' cambiato, Gio Pizzi anche lui è cambiato, vabbè, insomma. Grazie Breaking Italy, perché esisti. Non credo che vedrai mai questo video, però spero che lo veda qualcuno. E non è per farti pubblicità, evidentemente, visto che hai, credo,
1000 volte, no, 4000 volte i miei iscritti, così ad occhio. Quindi non penso di poterti fare pubblicità, sarebbe come fare pubblicità a Facebook, no, non sei a quei livelli, però. Che cosa amo di Breaking Italy? Beh, prima di tutto il format. Io ho passato qualche video a dire come i social sono il male del mondo. Mi sto smentendo? Sì, un pochino, non del tutto, cioè. Per quanto il format, io adoro il format di Breaking Italy, sto per parlarne bene, ma premetto l'unica cosa negativa. Resta il fatto che un quotidiano cartaceo di 60 pagine ci toccherà di più, ci trasformerà di più, ci insegnerà di più di una qualsiasi puntata di Breaking Italy. Punto. Il discorso lungo, dettagliato, approfondito e più concreto, tangibile possibile, come il libro, per il motivo per cui si impara di più dal libro cartaceo che non dalla lezione registrata, l'audio ci coinvolge di meno del libro, perché il libro è materico, coinvolge di più i nostri sensi, ci tocca più profondamente, bla 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 bla. Quindi, sì, nel senso, comunque resta vero che i social, l'internet hanno un linguaggio, quello audiovisivo, quello orale, quello molto discorsivo, molto amichevole, poco tecnico, abbastanza breve, eccetera, eccetera, che comunque pone un limite al livello di approfondimento e di trasformazione, perché l'informazione, la cultura e lo studio servono a trasformarci per il meglio, si presuppone. Quindi comunque ha un limite, è il limite dei social. Dentro al mondo dei social, però, Breaking Italy è una delle cose migliori che ci sia. Breaking Italy è una delle cose migliori che ci sia. Perché? Ma diciamolo subito, prima di tutto per il carattere di Alessandro, di Shy. Si chiama Shy, c'è un motivo, è timido. Questa sua timidezza, però, a livello professionale ed espositivo, si traduce in calma. Calma e rispetto. Shy non se l'è mai presa con nessuno. Ironizza su delle decisioni? Certo. Ironizza su delle mentalità, delle ideologie? Sì. Critica dei personaggi e delle scelte? Senz'altro, ma non è mai aggressivo, mai insultante, mai umiliante, mai volgare e anche dei personaggi che non gli piacciono cerca spessissimo di dire almeno le piccole rare cose positive che trova, cerca di dirle. Si vede un atteggiamento di totale non aggressività. Dentro a Breaking Italy, che ha il suo taglio ideologico, un forte taglio ideologico, e ci arriviamo, però dentro a Breaking Italy, per quanto ci siano delle idee, delle convinzioni e tante critiche, però non c'è mai l'umiliazione e l'aggressione, non c'è mai la ridicolizzazione di nessuno, neanche dei personaggi più circensi che abbiamo in Italia, e ce ne sono, ce ne sarebbero. È facile farne ludibrio, l'abbiamo fatto tutti, ma lì no, lì non succede. Lì quando Shy va un po' più sul cattivo, non è sulla singola persona, ma su un'idea, su un modo di fare. Perché? Perché è diffuso. Perché anche dentro di noi, perché anche noi tutti, noi progressisti, saggi, intelligenti, colti, moderati, non lo so, quelle cose che volete, anche noi siamo a volte un pochino così, come è tanto quel personaggio là, ma quel personaggio là non è lui individualmente, è il suo modo di fare che è dentro anche un pochino a te e a me. Lì c'è bisogno di ironizzare, lì c'è spazio per esempio, non su Breaking Italy, ma per il black humor, per la satira, per la comicità. La comicità serve a ridere di noi stessi, ridere di altre persone, di estremizzazioni, di difetti, perché poi in realtà li ritroviamo dentro di noi e ci poniamo in critica, in autocritica. Questo è ciò che è la parte distruttiva. Comunque è un distruttivo saggio, mirato, contenuto, molto ben allineato. E poi c'è il costruttivo. Shai quando parla delle notizie, quando parla degli avvenimenti che decide di commentare, è sempre lì a capire cosa non funziona e proporre, se non un dettagliato piano di reazione, perché magari non è un economista, un legislatore, niente di tutto ciò, però a dare un'idea, un indirizzo di quale è secondo lui, con calma, pacatezza e apertura al dialogo, però un andamento migliore, un'idea, un'ipotesi di qualcosa di più giusto, più sano, più bello. Quindi è una notizia sempre costruttiva, critica, ma propositiva, affermativa, dove si cerca una soluzione, si cerca una salvaguardia, un ragionamento, un impegno. Seconda cosa è
È la lentezza, è il format, non solo il suo carattere, appunto, che evita le baggianate casiniste, insultanti che vendono tanto, i dissing e gli insulti di oggi, ma il format delle notizie per essere dentro ai limiti dei social è uno dei migliori. 20 minuti al giorno, meno di un TG, più di un TikTok, 20 minuti, 3 notizie, vuol dire 6-7 minuti per ogni notizia. Quando si vuole 3 notizie al giorno, sono poche. 6-7 minuti a notizia sono tanti. Vuol dire che quando Shai parla di una notizia, non ti dice soltanto cosa è accaduto, ma riesce a farti, comunque rapidamente, ma una breve ricostruzione dei più importanti fatti precedenti a questo che hanno portato a questo. Si parla di una crisi economica, di un attentato in Afghanistan. Breve storia della politica estera dell'Afghanistan o interna dell'Afghanistan degli ultimi 10-15 anni. Si parla di uno scontro, di dazi doganali tra la Francia e l'Inghilterra sul pesce. Bene, ricostruzione di come è cambiata la legge in Inghilterra dopo la Brexit sugli scambi, sulla pesca del pesce nella Manica. Non so se riesce quindi a fare una notizia che non è mai da sola, ma è sempre contestualizzata negli eventi inerenti e afferenti, circostanti degli ultimi anni, perlomeno. Bugio Pizzi porta questo all'estremo, cioè lui fa dei video sempre di 20-25 minuti, ma su una sola cosa. E quindi lì approfondisce ancora di più, magari ti parla degli ultimi 50 anni, degli ultimi 60 anni, o anche di più a volte. Ok, questi sono 6-7 minuti, breve background, notizia e poi commento molto personale di Shai. Si vede, si capisce sempre quali sono le posizioni di Shai, sono molto ben nette, molto delineate. C'è la parte informativa, ma il suo commento è molto molto chiaro nel posizionarsi rispetto alla notizia. Quindi, se è vero che seguendo soltanto un personaggio che sceglie 3 notizie al giorno e le racconta col suo particolare taglio ideologico, si rischia di essere succubi del suo punto di vista, di venire indottrinati, circuiti dal suo punto di vista, perché già solo il fatto di scegliere su centinaia, migliaia di cose che succedono ogni giorno nel mondo, sceglierne solo 3 al giorno e probabilmente non sapere molto di tutte le altre, a meno che uno si guardi 4, 5, 10 canali come Shai, ognuno che parla di poche notizie, ma a quel punto il tempo diventa tantissimo, il tempo di frizione cresce fin troppo. È difficile da gestire. Il fatto appunto di essere soggetti solo alla selezione di 3 notizie al giorno è molto pericoloso perché dentro quella selezione c'è già una fortissima impronta personalistica di chi la sta facendo. Quindi uno dice, però è molto soggettivo. Una sola persona che sceglie solo 3 notizie al giorno e ne parla mettendo con forza le proprie idee. È tutto un po' troppo soggettivo, non è informazione pura. Nì. Perché Shai è molto bravo, molto costante, preciso, meticoloso nel portare dati, statistiche, ricerche, citare le fonti, nel cercare di dare una narrazione relativamente oggettiva, non si è mai oggettivi, ma quanto oggettiva può sembrare attraverso appunto l'accumulo di dati oggettivi, come quelli scientifici, come quelli statistici, e poi in un secondo momento distacca con i propri commenti. Quindi notizia, dati a supporto per ricostruire bene i fatti e poi commento. E quel commento è marcatamente personale, è marcatamente ideologico. È come se lui ti stesse ricordando: guarda, questa è un'opinione. Spesso e volentieri lo dice, fa presente, questo è come la penso io, ma io ne so poco, potrei sbagliarmi, non sono sicuro, su questa cosa non ho trovato abbastanza informazioni. Mi sembra che è molto attento a distinguere la parte di opinionismo. Motivo per cui ti ricorda strutturalmente, oh, tu seguimi, ma stai attento, perché io sono io. Non ti fidare troppo, non dipendere da me. Questa è una cosa bellissima, costruttiva, sana, producente che fa Shai. Non possiamo essere oggettivi, ma possiamo ricordare costantemente a chi ci ascolta che siamo soggettivi. Ricordarglielo, farglielo presente, non ti fidare troppo, cerca anche altre cose, ti lascio i link, ascolta altre persone. Io credo che. Io ti do il mio, però comunque mantieni il senso critico. Il modo di fare notizie, di raccontare i fatti di Shai alimenta il senso critico, incoraggia il senso critico, non ti lascia con. Essendo, proprio perché non punta tutto sul carisma dirompente del dire le cose con forza, guardate questo, quello, sì, certo, come se poi non è, certo. Non giocando sul carisma, lui.
scoraggia il fanatismo, l'idolatria, la credenza cieca, la credenza incondizionata e incoraggia invece la riflessione, l'analisi, anche la differita del pensiero, anche il ok, sento, poi ci penserò un attimo, leggerò qualcun altro e vedrò di farmi un'opinione con calma, non devo per forza avercela già adesso. Cose del genere, tutto il suo format, per la lentezza, per il modo in cui si pone, per le parole che usa, per come è costruito proprio il ritmo, il tempo del video, tutto quanto è fatto per dare un'informazione che ha un sanissimo, intelligente equilibrio fra oggettivo e soggettivo. Questo è un altro punto fortissimo a favore di Shy. Uno, non alimenta le discordie, gli stupidi litigi, la volgarità, l'urlo, lo slogan, la bassezza ventrale dell'intrattenimento spicciolo che chiamiamo dibattiti in TV e sull'internet. Due, che ha una selezione dell'informazione molto metodica, ben documentata, scientifica per quanto può esserle, per esserlo, ma che ti ricorda, che poi ha il suo lato opinionistico più soggettivo, più personale, ma è attento a ricordarti che è opinionistico, soggettivo e personale. Quindi, secondo grande pregio. Terzo, è un po' più sottile, potreste non concordare, però questa è la mia esperienza. Shai ha un punto di vista intelligente e originale sulle notizie che racconta. Shai spessissimo e molto volentieri, almeno a me assenteista mancato, che forse sarò ignorante, forse sarò facile da abbindolare, ma offre un punto di vista, un taglio, una luce sulla notizia alla quale non avevo pensato. Riesce a farmi notare implicazioni, conseguenze ultime che non mi erano venute in mente. Riesce a farmi notare implicazioni, sottotesti, coinvolgimenti oscuri, celati, che non è, almeno per me non è ovvio cogliere a prima vista. Oppure, con la parte buona di retrospettiva e documentazione, dirmi: guarda, questa notizia vista da sola potrebbe sembrare A, ma tu devi sapere, se non lo sai, che è collegata all'altra notizia, quest'altra notizia, un'altra ancora, tante altre notizie recenti sullo stesso ambito. Quindi questa notizia non è da sola, è dentro a un fenomeno, è dentro a un corso storico che si sta sviluppando e quindi assume un altro significato. Tu magari non lo sapevi perché ti eri perso le notizie precedenti, ma ti ricordo o ti informo che ci sono e che cambiano il senso, il significato, il valore di quest'ultima. Il modo di fare di Shai è acuto, è intelligente, è arguto, riesce a trovare lati, prospettive nuove e molto interessanti della notizia, dei fatti, di cronaca, specialmente di politica. Quarto, collegato, quarto punto a favore di Shai è che si occupa molto della non italianità, cioè c'è tanto di Italia perché che è il nostro ambiente, sono i nostri politici, i nostri ministri, i nostri voti, le nostre case, le nostre scuole, però dà sempre spazio, almeno una delle tre notizie di ogni video, ma spesso anche di più, a notizie estere, di politica internazionale o di politica di roba che non c'entra proprio niente con l'Italia, meglio che poi c'entra tutto perché tutti c'entriamo con tutti, nessun uomo oggi è un'isola. Quando questa frase è stata scritta non so se fosse già vera, ma oggi lo è di sicuro, quel tipo di mondo in cui viviamo lo è. Però diciamo, spesso e volentieri decide di coprire notizie di paesi remoti che l'informazione ufficiale italiana, i maggiori quotidiani e i principali telegiornali di solito snobano, lasciano in ultimissimo piano, nelle ultime pagine del giornale cartaceo, negli ultimi minuti del telegiornale televisivo, o addirittura che non vengono coperte, vengono solo menzionate per il titolo e basta. Shai invece si occupa spesso, spesso e volentieri di notizie alle quali non ci interesseremmo, dandoci quel senso di mondo, di connessione, di interconnessione globale dei fenomeni economici, politici, climatici, biologici, di tutti i tipi, dando un po' quella prospettiva di ok, abbiamo i nostri problemi, ma ce ne sono altri, diversi, a volte più gravi, a volte meno gravi. Guardate che noi stiamo tendendo ad assomigliare a loro, e loro di solito li consideriamo molto diversi, però a quanto pare un po' ci assomigliamo. Quelli là di cui ci eravamo tanto fidati, senza che noi ce ne accorgiamo, stanno facendo delle cose diverse da quelle che avevano promesso. È un senso più complessivo dell'informazione, dando così tanto spazio a notizie internazionali, riesce a farti un'idea più completa e complessa
del fatto che le dinamiche che poi noi vediamo nel quotidiano, nel piccolo dell'Italia, in realtà hanno un collegamento quasi sempre con delle dinamiche più grosse che coinvolgono più nazioni e più persone. Questo non è per niente scontato. La stampa, l'informazione italiana tende a essere molto chiusa dentro ai confini territoriali dell'Italia, anzi spesso addirittura molto regionale, non ce ne frega molto dei grandi movimenti del mondo, delle grandi interconnessioni, anche latenti, silenti, che però agiscono su scala globale, su scala internazionale, tra vari paesi. Shai invece a questa cosa dà molta attenzione, altro motivo per cui io apprezzo enormemente il suo canale. Ce ne sarebbero altri, ma probabilmente qualcos'altro di piccolino, altri discorsi sulla scelta delle notizie, sul taglio anche filosofico, politico che dà, però queste sono forse, andiamo troppo sulle mie simpatie, sulle mie affinità intellettuali. Quindi limitiamoci a questo. Questi quattro punti mi sembrano, il terzo un po' meno, ma non del tutto, questi quattro punti mi sembrano molto condivisibili. Non dico oggettivi, ma molto condivisibili. E niente. Niente, grazie Breaking Italy. Grazie Breaking Italy di esistere. Sei una sana, intelligente, buona forma di informazione, uno dei meno peggiori usi del web, e dei social. Social che sono strutturalmente pensati per non fare ciò che a Breaking Italy si fa, ma ci siete riusciti? Ci sei riuscito? Adesso c'è un team, ma forse lui aveva iniziato quasi da solo. Comunque, Breaking Italy c'è riuscito, ha portato dentro i social qualcosa che i social non erano desiderosi di accogliere, cioè lentezza, approfondimento e pensiero critico. Bello, bello. Pensiero critico, lentezza, approfondimento significano anche rispetto, educazione, pacatezza, che non è mancanza di carisma o di posizionamento, è un sano modo di comunicare. Viva Breaking Italy, basta. Bello, piccolo video di elogio. Contenti? Un po' di positività, un po' di positività su questi dannatissimi macelli, mattatoi delle nostre sinapsi che sono i social. Viva Breaking Italy e tutti coloro che ci assomigliano almeno un po'.